Continua la massiccia campagna di sensibilizzazione che l'amministrazione comunale di Cosenza ha messo in atto a favore della raccolta differenziata dei rifiuti. Fino al 7 aprile rimarrà in Piazza di Bruzzi una tensa struttura di 400 metri quadrati, con giochi e installazioni interattive per avvicinare scuole e famiglie ai temi del riciclo della carta e della raccolta differenziata. Noi pensiamo, abbiamo intrapreso fin dall'inizio questa azione, che sia importante sensibilizzare le persone sulla necessità di trasformare il ciclo dei rifiuti in un ciclo virtuoso, cioè attraverso una raccolta differenziata a monte, spinta con il sistema porta a porta, che è l'unico sistema possibile per raggiungere percentuali alte, e poi con il riciclo dei materiali a valle. Questo perché oggi siamo in continua emergenza, non ci sono più discariche disponibili, queste discariche e gli impianti si bloccano di continuo e quindi noi non sappiamo dove poter conferire i rifiuti. In realtà l'unica possibilità che abbiamo è trasformare questo sistema, questo ciclo, da un ciclo che riguarda appunto il consumo, la produzione dei rifiuti con il trasporto e il conferimento a discarica o ad inceneritore, con un ciclo di riutilizzo dei rifiuti, attraverso appunto delle modalità virtuose che noi chiediamo ai cittadini. Pala Comieco è una struttura itinerante ed ha scelto anche Cosenza, in quanto nel 2012 nella città Abruzia la media pro capite di raccolta differenziata è stata di oltre 30 kg all'anno per ogni abitante, un risultato decisamente sopra la media regionale, che è quello di 17,10 kg, e di quella provinciale pari a 18,72 kg. Perché Cosenza? Ma perché la presenza a Cosenza vuole essere un premio e uno stimolo per quello che Cosenza ha fatto finora. Cosenza ha dato l'anno scorso un impulso alla raccolta differenziata e ha in un anno raggiunto ottimi risultati. Sono sempre risultati, per ovvi motivi, al di sotto della media nazionale, ma comunque lusinghieri visto il punto di partenza. È uno stimolo perché dimostra che Cosenza ha intrapreso la strada giusta ed è da portare avanti questo discorso della differenziazione, che per quanto mi riguarda in particolare la carta e il cartone, che è appunto l'oggetto del riciclo del consorzio che qui rappresento.